Infissi in alluminio, effetto legno. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di abitazioni private con il sistema Bisacchi. Spesso mi viene chiesto di questi infissi in alluminio, effetto legno, dicendomi ma c'è il legno? No, non sono infissi in legno, sono infissi effetto legno. È un effetto che si ottiene con la verniciatura e quindi non sono nemmeno infissi legno-alluminio o alluminio-legno. Sono assolutamente degli infissi in alluminio a tutti gli effetti dove nella parte superficiale dell'infisso, quindi lato interno o anche interno esterno, perché si possono fare bicolore gli infissi in alluminio, hanno una tecnologia di verniciatura dove vengono impresse le venature del legno. Se dovessi spiegarlo a mia figlia di 4 anni direi: guarda Elisabetta, io vado a prendere quell'albero, gli faccio una fotografia e prendo la fotografia e la appiccico sopra una finestra. Questo è un effetto, è una tecnologia di sublimazione dell'effetto legno. Poi esistono altre tecnologie che si chiamano polvere su polvere, attraverso delle spazzole vengono create le venature spazzolandoci sopra, si crea un effetto simile al legno che può essere bello se è quello che ti serve o può essere utile se è quello che sei obbligato a fare, soprattutto sul lato esterno. Magari mi viene da pensare gli scuroni in un centro storico, gli infissi in una palazzina dove ci sono più appartamenti, e può essere una finitura molto facile da realizzare negli infissi in alluminio. Scegliere la finitura degli infissi in alluminio non è così semplice, ma soprattutto non è semplice scegliere l'infisso e l'appoggio in opera. Per aiutare tutte le persone che non possiamo aiutare come Bisacchi, essendo una realtà di 25 persone, quindi abbastanza grande, ma non presente in tutta Italia per tutte le situazioni, ho creato il servizio di consulenza con Sistema Bisacchi. Se vuoi sapere di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza. Ti aiuterò a scegliere il giusto colore, il giusto tipo di infisso per le tue esigenze, la posa in opera e controllare che i preventivi che ti hanno fatto siano chiari e senza sorprese. Ciao e al prossimo video!